Allora, dottora Rene, questa mattina leggiamo sulla stampa, abbiamo letto sulla stampa di questa sua decisione, conferma questa situazione personale che la porta a compiere questo gesto? Sì, le motivazioni sono come è stato scritto sulla stampa e sono vere, sono solamente motivazioni personali che io avevo già detto, avevo avuto un colloquio con il governatore, con il presidente Mario Oliverio nel mese di luglio. Poi li ho formalizzati con una mia lettera di ringraziamento al Presidente Oliverio la metà di settembre, precisamente il 17 settembre. Quindi ho continuato a lavorare tranquillamente in queste settimane e continuerò fino a che non scadono i 60 giorni che è previsto dal contratto privatistico, dopodiché credo che di aver raggiunto quegli obiettivi che mi erano stati assegnati dal governatore, spero di avere dato un contributo a risollevare un po' la sanità crotonese e quella calabrese per quello che è stato possibile. Ecco, proprio su questo, lascia un incarico così prestigioso con rammarico, soddisfazioni o anche un po' di rimpianti per le cose che doveva fare, che poteva fare e non ha fatto? Guardi, con rammarico direi di no, perché credo che noi abbiamo quantomeno riposizionato il nostro ospedale per quello che era. 3 anni e mezzo fa era un ospedale che avevano tagliato reparti interi, non solo posti letto, ma proprio reparti. E mi riferisco alla terapia intensiva neonatale, mi riferisco alla nefrologia, all'oncologia. Sono reparti che noi abbiamo ripristinato la terapia intensiva neonatale, abbiamo messo su un nuovo reparto che è la neurologia con la stroke unit. Quindi una miriade di servizi. Ma è stato fatto tanto anche sul territorio, abbiamo approvato atti importanti che vanno dallo statuto e dall'atto aziendale, dalla rete territoriale, da una serie di assunzioni. Abbiamo ridotto al minimo, se non quasi azzerato, il precariato che c'era all'interno delle aziende. Mi riferisco a medici precari, a infermieri precari, a OS, situazione anomala di personale. Credo che sono rimaste pochissime persone che devono essere stabilizzate. Quindi, e questo è importante, cioè quando dare la stabilità di un lavoro a una persona vuol dire averlo fatto vedere il suo futuro in un'altra maniera. La sanità però nella provincia di Crotone non è soltanto questione pubblica, ma c'è anche una questione dei cosiddetti privati che lavorano in questo segmento. Ecco, qual è stato il suo sforzo in questi ultimi mesi di lavoro dedicato a questa tematica? Ma la sanità privata, quella privata accreditata nella nostra azienda è importante. È importante perché io spero di, prima di andare via, di spiegare bene qual è la consistenza, perché non sembra, ma all'interno del bilancio pesa molto questa cosa. E questo significa che poi c'è un'azienda che all'interno dell'azienda deve lavorare per questo accreditato, quindi significano professionalità, risorse umane che si impegnano a che ci sia quell'integrazione tra pubblico e privato, un'integrazione che va sia nella fase degli acuti ma poi va nella fase anche dell'assistenza territoriale, quindi quello che poi viene dato nel territorio, che parliamo, che vanno dai laboratori analisi fino alle RSA, fino alle lungodegenze, eccetera. Quindi ci siamo sforzati di creare una rete al massimo di integrazione tra pubblico e privato.